Buongiorno a tutti. Desidero salutare e ringraziare tutti i presenti. San Francesco lo vedete, l'avete visto, ormai diciamo, è diventata un po' nostra. È un luogo straordinario di bellezza, è un luogo straordinario di cultura, di storia, è un luogo straordinario anche di sofferenza, di dolore. Tutte queste cose insieme probabilmente insieme costituiscono anche il suo fascino. È un luogo anche di profonda spiritualità francescana, una spiritualità che ha tanto da dire all'uomo di oggi, i temi dell'ambiente, i temi del dialogo con il diverso, i temi della sobrietà. Ecco, sono tutte tematiche che con il nostro tempo hanno molto a che fare, sono problemi di un'attualità straordinaria. Ecco, perché siamo qua? Siamo qua per il concorso di tantissime disponibilità ed è per questo che a nome del Comitato per San Francesco desidero veramente esternare i più sentiti ringraziamenti. Disponibilità prima di tutto dell'Università che ha riconsegnato questa chiesa su iniziativa del Rettore Magnifico Borghi, poi seguita dal Professor Andrei, ha riconsegnato questo bene al Demanio perché il Demanio lo consegnasse alla Diocesi e consentirne il recupero. Università che non si limita a questo, ma che continuerà a collaborare perché questo luogo sia vivo con le attività accademiche, culturali che le sono proprie e collaborando nelle maniere che verranno, diciamo, via via individuate. La disponibilità della Diocesi a farsi carico di un intervento di questo genere, la disponibilità dei francescani, se non ci fossero loro, diciamo, a consentirne, diciamo, la vita e l'apertura, capite bene che un luogo di questo genere sarebbe veramente complesso da vivere e da mettere a disposizione della città. Disponibilità ancora dell'amministrazione che fin dai primi vagiti del comitato no, si è fatta compagna di strada di questo bellissimo progetto. Disponibilità di tanti sponsor, economici, devo dire, ma anche tecnici. Economici devo ricordare necessariamente e con gratitudine Fondazione Cari Parma, la famiglia Chiesi, Crédit Agricole, la Barilla, la FAC, ecco, diciamo, sono i principali sponsor economici che in questo momento hanno accompagnato questo progetto bellissimo. Ma accanto a loro ci sono un numero veramente importante di sponsor tecnici che con la loro professionalità e con le loro energie diciamo, stanno aiutando il Comitato a promuovere la conoscenza di San Francesco e la raccolta fondi che oggi andiamo a presentare. Anche loro tutti desidero veramente ringraziare di cuore. Da ultimo, ma non sicuramente per importanza, desidero esprimere un ringraziamento anche ai professionisti che stanno lavorando e alle imprese che stanno lavorando a questo recupero. Di loro devo dire che, poveretti, sono sia sponsor economici che sponsor tecnici, perché stanno investendo veramente con una generosità enorme le proprie professionalità e le proprie energie per questo splendido recupero. Oggi ci siamo insieme per, diciamo, gioire prima di tutto di questa convergenza di energie che consentono di questo recupero. Per comunicare che se a ottobre eravamo a un punto di raccolta fondi che aveva raggiunto i 2 milioni, oggi siamo a 3 milioni e mezzo. E questo lo esprimiamo con grande soddisfazione. E accanto a questo, presentare il progetto su San Francesco, quindi dare qualche informazione, diciamo, ulteriore a voi tutti e alla città, e insieme presentare il piano di raccolta fondi che intendiamo lanciare all'intera cittadinanza. Lascio quindi il microfono per una parola di saluto a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Enrico Solmi.